Aida Nizar racconta la sua esperienza al GF, sono stata umiliata. Aida Nizar ha rilasciato una nuova intervista, dove ha raccontato della sua esperienza al Grande Fratello 15. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla 15ª edizione del Grande Fratello, il reality condotto da Barbara D'Urso con la partecipazione di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Le ultime novità svelano che Aida Nizar ha concesso una nuova intervista dove ha parlato della sua esperienza all'interno della casa di Cinecittà. Aida Nizar si sfoga dopo l'uscita dalla casa di Cinecittà. Aida Nizar è tornata a far parlare di sé dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello 15. Come saprete la provocatrice spagnola era stata battuta da Luigi Favoloso con il 51% dei voti. Una permanenza quella di Aida che si è rivelata un incubo in quanto è stata aggredita verbalmente, psicologicamente e quasi fisicamente dal branco. A farne le spese per tutti è stato Bahia Dame, colpevole di avergli strappato di mano il bicchiere del tiramisù che voleva mangiare prima di tutti gli altri. Poi la lite era talmente degenerata fino ad arrivare ad uno scontro fisico, tanto che la Nizar era stata mandata diritta in nomination insieme a Luigi Favoloso, mentre Bahia era stato squalificato da una Barbara D'Urso arrabbiatissima per il modo di comportarsi di entrambi. Ma ecco che Aida Nizar proclamata sui vari social network la vera vincitrice del Grande Fratello 15, si è presa la sua rivincita, tanto da rilasciare un'intervista al magazine Nuovo TV dove ha sparato a zero sui suoi compagni d'avventura, vediamo cosa ha detto. La Nizar racconta la sua esperienza al Grande Fratello. Aida Nizar, il ciclone spagnolo che ha sconvolto la vita del Grande Fratello è stata intervistata dal settimanale Nuovo TV dove ha definito i suoi compagni noiosi, volgari e cattivi, tanto da essere stata pugnalata alle spalle e presa in giro. Inoltre Aida è tornata a parlare sui fatti che sono costati la squalifica a Bahia Dame, tanto da confessare di essersi ferita ad una mano con il bicchiere di vetro, che Bahia aveva tentato di strapparglielo dalle mani. A proposito ha detto che non perdonerà mai il vile atto di Dame, rivelando queste testuali parole, "Non sono una donna capace di perdonare, questo lo fa solo il Signore". Poi ha rivelato di essere stata incompresa dai suoi colleghi, che nel frattempo hanno visto l'abbandono per squalifica di Luigi Favoloso, il grande nemico proprio di Aida. Come abbiamo visto gli atti di bullismo e violenza hanno provocato l'abbandono o la fuga dei maggiori sponsor, sebbene Striscia la Notizia crede sia un complotto ai danni di Barbara D'Urso. Infine ha espresso parole di elogio nei confronti di Dudu, ossia Malgioglio con il quale si augura di condividere un ambizioso progetto lavorativo.